siamo qui con Dolce Nera, una grande cantatrice, però io mi permetto di dire per dare un omaggio ad Andrea, un altro grande poeta, da poeta a poeta. Allora, il confronto è sempre abbastanza pericoloso con coloro che hanno segnato la storia della musica italiana. Allora, posso solo dire che sono felicissima di essere qua perché in questo momento storico, proprio per come la realtà adesso, che vede, che vuole vedere tante persone assomigliarsi, tanta arte assomigliare l'un l'altra, tanti artisti assomigliare l'un l'altra. Io sono contenta di essere qua perché per celebrare quello che ha dimostrato De André, cioè che l'unicità di scrittura è una cosa, è la cosa più importante, riuscire a essere sinceri nel proprio percorso emotivo e nel proprio modo di scrivere, senza cercare di assomigliare a nessun altro. E questa è, guarda, questo secondo me è lo specchio della realtà, dell'essere umano, perché noi tutti esseri umani siamo unici e irripetibili, ognuno di noi è unico e irripetibile, nessuno è uguale a un altro. E abbiamo il dovere di esprimere la nostra unicità e peculiarità. Abbiamo il dovere. Questo Fabrizio De André con la sua composizione ce la ricorda sempre. I brani selezionati sono selezionati per particolarità che interpretano forse non parlando il sentimento della società contemporanea. Allora, io canterò una storia sbagliata e la canzone dell'amore perduto. Allora, la canzone dell'amore perduto ha una dolcezza infinita sull'amore, sul tema dell'amore, scritta sempre in una maniera unica e ripetibile. E una storia sbagliata invece, gliela invito, proprio l'avrei voluta scrivere io, perché Pasolini racconta appunto della vicenda di Pasolini, la racconta con mettendo insieme dei contrasti forti, cioè la dolcezza della musicalità, ma anche la violenza di certe parole e di certi concetti, perché violenta è stata la vita e la morte soprattutto di Paolo Pasolini. E quindi questi, a me nelle canzoni il contrasto è sempre piaciuto. D'altra parte era lo stesso di André che diceva e insegnava che le canzoni vanno scritte partendo da un contrasto. Quindi nelle prime tre frasi della canzone tu devi raccontare subito qual è la problematica e poi dopo cercare di trovare una soluzione, che spesso l'essere umano non trova, ma è il nostro destino continuare nel tentativo di risolvere le problematiche della nostra esistenza e di quella sociale. Già travolto così solo parole, aspettiamo quindi la performance. Grazie mille. Grazie.